Why you trying to fake your love on the regular? We could be blowing up just on my cellular. I won't ever let it shorty go and set me up. Only thing I need to know is if you love enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40. You can pay not another day, but you shorty. Mismatch wrist, that was way before you know me. Got a lot of love, well you better save it for me. Signori e signori, buonasera, bentornati su Adriatic League a casa nostra, in Italia, autodromo di Monza. Questa sera in scena la F1, i piloti più forti dell'Adriatic League si daranno battaglia a casa nostra con me, sempre al mio fianco, solito Kevin. Ciao Kevin, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E la mitica regia, ormai il più forte regista di Twitch, Pedu. Ciao Pedu. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, stasera siamo caldi, veniamo da un Belgio che ci ha fatto divertire. Ci siamo divertiti anche noi in telecronaca, è stata una gara stupenda, piena di colpi di scena. E adesso questa sera siamo in Italia, e cosa vi aspettate questa sera a casa nostra? Speriamo una bella gara, anche se, come ci hanno detto, pioverà in gara, quindi sarà abbastanza una gara difficile. Pioverà, quindi i sorpassi saranno pochi, quindi vedremo. Come, non so se dovrebbe piovere tutta la gara, credo. Quindi vedremo. Una gara bella tattica, sicuramente, ecco. Questo trapiaggio di solito una sola sosta, chi gestisce meglio le gomme avrà la meglio, perché ovviamente intanto pareggiata la Juventus, no, avrà la meglio, ecco. No, scusate, chi gestirà bene le gomme avrà la meglio, perché chi non saprà gestirle farà due soste. A me è capitato, soprattutto a Barcellona, ho dovuto fare un'altra sosta, poi ho anche corato, quindi, come invece il buon Aledro, è riuscito a farvi, cioè, così un po' curioso, raccolto sotto lì con le gomme intermedie o full wet, dipende, perché se full wet la gara è un'altra paio di maniche, molto differenza. No, era intermedie, tra intermedie e full wet. Comunque, già in pista siamo Bacchi e adesso siamo Bacchi, prima a fare il tempo. Tra l'altro ha cambiato il nuovo nome, giusto? Prima variante, esatto, affrontata. Diciamo che sarà pieno, sì, di caschi verdi bianco rossi. Infatti siamo Bacchi, casco nero, verdi bianco rossi. E per la felicità di Kevin, e tra l'altro lui e PR Mu Ferrari sono in pista. Ferrari, come sempre, con gialla. Con gialla, sì, la sua tattica. Oggi purtroppo saremo anche in poche, 17 saremo, aspetta, sì, Maverick, sì, anche entrato, non so se c'è la macchina a fare, eccetera, però siamo in poche, molta gente assente, infatti vediamo come riserva a Cavani, anzi, Super Gamer, e anche James. Allora, sì, non, vabbè, infatti, intanto pochi, ma buoni, dai. Ma buoni, certo. Si è appena affrontato la Scari, intanto Simu Bacchi, parabolica. Adesso full gas. Tempi dovrebbero essere un po' alti, allora, perché ho fatto le ali alte. Vediamo. 19-2, non è tanto basso. Non è tanto però dai, non è alto comunque. Intanto sì, è difficile, se non sapere cosa fare, se essere scarico di ali, quindi molto veloce, o essere carico e fa belle cure, perché, cioè, l'unico modo per soppressare in bagnato veramente è dalle essere più scarico rispetto al tuo avanti, quindi bisogna sapere cosa vuoi fare, essere più scarico o più carico. Intanto sotto i punti anche
Mauro con gomma gialla. Intanto Lambe ci saluta e subito dopo dice che va a letto. E Sì. Lambe, ciao, buonasera. Ciao, ciao Se Lambe. rimani con noi ci fa piacere, però Sì, sarei sono. ancora a farci da sabato. Che schifo. Esatto, ricordiamo che potete salvarvi con abbonarvi al canale Adriatic League con Amazon Prime gratis. Quindi coraggio, la stellina è quella azzurra, clic clic clic, tutti a salvarsi. Questo metterò come tutorial, tipo, Eh? ormai. Questo metterò tipo come schermata, quando esiste questa cosa qua. Fa vedere un tutorial di come mi fare la Ah, sub. bello, sì, è vero. Cavaniamsi che è Qualità. crashato. Bene. Ecco, iniziamo bene. Non c'è algo? Non c'è algo? Algo abbandono. Ho invitato tutti 3-4 volte, quindi vedendo dietro mi sa che lo faccio. Anche James, attenzione. Tanti crash. Attenzione. È la super gamer, Super 53. Game, 19-6. La Badmaster ci Vabbè. cova? Lo sto provando io che spendo tutto quel poi, che sono la PlayStation. Per esempio Lambe ci dice non so come si fa, ma per associare il tuo account a Prime o per fare la sub? Tagliato poi sta. Te l'ho detto come devi fare, Ah, ma è tirchio, è tirchio. Ludo non si lancia proprio benissimo, rallenta un pochino l'uscita dalla parabolica. Ah, lui è rientrato intanto, per fortuna. Ecco, Proviamo taglia bene Ludo. la prima chicane, Ludo. Diciamo sì che Italia, avendolo Oh, provato un pochino, attenzione! Chissà se gli attenzione. ha dato fastidio il ghost di CE. Non puoi Cioè. dire. Io sono su Ludwig con la telecamera intanto. Dicendo Italia, l'ho provata in questi giorni, ovviamente per domani, e posso dire che è veramente difficile, addirittura la Sì. odio. Ah, veramente quelle poche curve, ma una è più difficile No, dell'altra. O più che tagli altro o sì. ti giri. Più che Quindi è altro è veramente difficile andare difficile. davvero forte, sì, qual è il punto d'accordo? più difficile secondo te, Kevin? Beh, io penso alle curve. Ah, scusami, Secondo Kevin. me Sì, curva curva, sì. 1 e la Scari sono più difficili. Toscana. La Scari è difficile perché se la sbagli fai i danni veri, però credo, per quanto mi riguarda, se vuoi fare il tempo, le due lesmo le devi far perfette. Sì, Sì. ma anche Ah, curva 2 ce l'ho rotta, però. io ho tanta difficoltà invece alla roggia, esatto, alla seconda variante, la roggia, che Sì, lì la o roggia è prendo difficile. taglio oppure un Ludo, disastro. sono le due. Mamma mia, Io Ludwig. sono Intanto meglio, sei lasciato grande, Ludo. cartellino rosso Bravo, per bravo. il Porto. C'è Juventus in uno in più. Fossi interessato. Alex 20-03. Si Vicra lancia. No. con gomma gialla in pista. Kevin Lambe dice che se gli dici un'altra volta tirchio, Sì, domani va a vabbè, muro. so che me ne frega. Allora. già va a muro, va a muro anche se non lo dichiara, ecco. Benissimo. Tanto Sì, Vicra tanto con gomma ricordiamo gialla. anche che King partirà ultimo, che ha preso il terzo warning con i reclami di Belgio, e partirà ultimo. Sì, esatto, Quindi King lo siamo prenderà. se le qua. Vikram stava già tagliato, stava anche per perderla. Quindi Vikram ha tagliato. Ma si lancia Rega. Pianello, Problemi di buono. connessione? Intanto io Patrick. condivido il nostro link su un gruppo di pilotoni Vai, 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 condividi, condividi. di Condividete ACC tanto. e vediamo se Sì, ci vediamo vengono a Rega. provare. Dovrebbe essere in forma, mi ha comunicato negli scorsi giorni che Monza non è proprio la sua pista, però il buon Rega. Perché non me l'ha comunicato? Il buon Rega è sempre un pilota molto carismatico. Ci Fastidioso. regalerà. Taglia, taglia, Rega. Ci regalerà soddisfazioni. SVG. Tannenno anche nel taglia. Spectre Maverick Ah, si è lanciato. lanciato, storia di memoria. Adesso volevo dire, visto che sì, che King partirà ultimo, sta Kuna e eliminerà solo un pilota, 17, Esatto, dai, solo uno andrà fuori. facciamo la scommessa. Dai, Scommessa che va fuori e dai, dai. È cavolo. difficile. Ti
secondo me è Spectre Maverick. Solo perché c'è il bug che è entrato. Grazie al cavolo, cioè. Ma che ha colpito? Sul giro? Ha tagliato. Esatto. Oggi boh, tutti quelli... Tutti lo Scari, anche l'SL5 lo Scari. Vedo che è veramente più tanto Red, 19-3. Nico che è riuscito a fare il tempo. James si lancia. Tagliato, James si lancia. Fatto di ritornare un attimo a Rega, condividiamo anche il team di Adriatic League che è impegnato in un campionato di ACC. Taglia anche James. Sì. Come è andata l'altra sera a Ledro, dai, dato che te sei uno dei piloti di ACC? Allora, l'altra sera devo dire che per le prove, poche prove che abbiamo fatto, gara 1 molto soddisfacente. Sì. Vendicatore a podio, grandissimo, grandissimo. Io ho sfiorato il quinto posto, purtroppo non sono riuscito a prenderlo, sono arrivato sesto, nato da una qualifica non topissima per me. Gara 2 abbiamo avuto un po' di problemi, era buio, abbiamo sbagliato la partenza tutti e due, però abbiamo portato ancora via la siamo lì. Tanti punti per la classifica di Adriatic in ACC. Quindi come siete anche a tagliato. Devono uscire le classifiche, devono uscire quelle aggiornate. Almeno non l'ho visto io oggi. Guardate una notifica, Super Gamer ti ha ospitato con uno spettatore. Cosa significa? Ha fatto l'hosting, è tipo l'hosting. Lui stava facendo una live e ci ha ospitato da noi, ci ha portato lo spettatore l'ha portato da noi. Grande Super Gamer. Atto Red 19-0, attenzione, buon tempo di Red. Passiamo. 19-0. Madonna, fino ha tagliato. C'è è la prima curva. Ale ha tagliato, si è rilanciato. McLaren in uscita dalla prima curva, scodando. Rega ancora in pista. Ancora su Mauro, ancora con la gialla, Mauro. Ancora con la gialla. Martella, Mauro con la gialla. Ma se gli serve in gara, non prezzo si usi la bianca qui. Se piove tutta la gara... Già migliore sempre rossa gialla. Avevo dimenticato il fattore pioggia, bravo Pedi, scusami. Forse questa è la cosa che ci fa capire che sarà una gara veramente tutta bagnata, ecco. Ultimamente la pioggia la fa proprio. O per cui io sinceramente se avessi visto che sì, se piove tutta la gara avrei fatto un giro con la gialla. In più, magari non siamo in 17, viene eliminato solo uno. Tra l'altro dovrebbe essere rossa. No, però se Spectre Maverick riesce a qualificarsi, teoricamente 18-8 è the best. 18-8. Andiamo. Vediamoci. Si accende. Alto. Rega si è lanciato adesso. Invece ha tagliato. No, King si ritira ovviamente perché è partita ultima. Tagliato. Vediamo Rega. Faccio un appello. Cerca se un volume. Non sei lì. Troppo lavoro è fuori. Scrivici, salutaci. Ci segui. Santoro Peppe squalificato per questa gara. Troppe avvertimenti per lui. Quindi gara di pausa per il buon Santoro. Che lo aspettiamo più carico che mai. Tanto Rega della scia di James. Smetti davanti. Scia l'ha presa. Madonna, si è spostata all'ultimo. Che paura che mi ha fatto. Vicino a Pyrex. Vabbè, ma arriva James, arriva James. Rega, vinto. No, si lancia James. James si lancia. Tanto siamo 5 la Scari. Non si fa bene. Un po' lento forse in entrata. Ci ha messo un po' a buttarla dentro, però è uscito bene. Ah, lungo qua. È senza troppo. Vediamo, può essere comunque 19. No, 21 forse. Dietro Pyrex. Pericoloso la lotta, diciamo, tra SV5 e Pyrex per non essere eliminati in Q1. SV5 per ora perde la prima sfida a 2 minuti dalla fine. Attenzione, potrebbe essere colpo di scena.
E lì mi sta facendo adesso la scari, alcune Fuxia! che si tagliate, alcune che le Sfuxia! qualifiche per voi. Vediamo James. Ma Fuxia per James. Anche La Ambo sta parabolica, uscito adesso, approccio parabolica, Anel non esce. H50, la butta dentro, No, anche Anel è fugas in uscito. quinta. Ok, adesso è uscito qui. Vediamo Vediamo, James. vediamo, James è sul traguardo Ma che c'è un ora. 9 Buono, pulso. buonissimo tempo di James. Arriviamo Cavani, Cavani Amsic. Ultimo finale. Eccolo sul traguardo, 18-9. secondo! 18-9-6-6! Sta che Si non si accende Cavani! E quindi ora, No, Ago! Si si lancia è Ago! tagliato. E anche aspetta, non vedete che ha... Si lancia, si lancia, Si è lanciato. È il aspetta. secondo settore. Prima variante per Ago, l'affronta pulita, full gas! Io sono sul Adesso pectoral chi la intanto. notava? Io sono su Ago che SF5 forse è in colpa fuori grande! perché ha... SF5 fuori perché ha tagliato e sta andando in box, non ha carburante. Quindi è a rischio. Aspetta, sta alzando il piede. 2-1 della Juventus intanto, collegamento da Torino, super Federico Chiesa che si tuffa in area di rigore e fa 2-1 per la Juventus contro Porto, supplementari in questo momento. Comunque, concentriamoci, andiamo su Ago che ha affrontato la seconda di Lesmo. Vediamo se adesso Approccia ad sta Ascari. Torniamo a Monza, torniamo a Monza. Stacca qui, Cosa Ascari prendi? per filo. Ringraziamo Pedro per il collegamento da Torino. Grazie per lui, Ascari. Ti daremo la linea a fine del suo tempo per raccontarci che se andrà a aspettare. Ago, Si tirano ago, tutti. Intanto. ago. Tanto Aia, anche Anello bello, non ha bravo, tagliato. un po' larghino. Adesso è full gas, vediamo. C'è stato un lag. 18-8, 18 comodo Ago. e 8! Pole position in questa Q1 di Ago. Bravo, Attenzione, è lotta tra bravissimo. Specter e SV5 secondo me, anche perché Anel se non prende il taglio dovrebbe passare comodamente il taglio. Scusami, Pedro, un'osservazione. Ago in queste ultime gare on fire. On fire, on fire, eh sì. Se gioca con la Scusate, testa Ago è ma. veramente un pilota molto forte. Sì. Porta Perde ogni tanto perde tranquilla la Ana. gamba, è vero, hai ragione. Arriva Anel, arriva Frontata Anel. veramente tranquillamente la Scali per non Eh tagliare sì, mentre fa un colpo. dovrebbe essere comodo Anel all'interno dei 15 per la Q2. Vediamo Anel. Anel c'è, Anel Anel c'è, 19-4. decimo, decimo. Rispetto al Maverick. Mi sa che ha Che abortito perché un abortito, colpo l'ha fatto esatto. passare. Attenzione allora, aspetta Maverick Anel fuori. si rilancia, fa un altro giro. Se vuole prendere un po' di confidenza, Anzi anche no, secondo Biden. me sta facendo tanta Madonna. fatica. Secondo me ha rotto l'ala. Ale che usciva dalla roggia Oh, completamente Pyrex di ha tagliato. traverso. Eh sì, si è girato Specter Maverick, ha rotto l'ala anteriore. Ecco perché ha abortito. Quindi Peccato. tutti fuori, cioè tutti salvi, diciamo, tranne King of Youth e Specter Maverick, che Ah, ho appunto. vinto. Eh sì. Ci è. Ale la perde all'Ascari, la regge, ma abortisce così il suo giro. Vediamoci. Ora affronta benissimo lo Sky. Tanto rumori di sottofondo. Siamo Vediamoci. paragonica. Vabbè, tranquillo, potrebbe migliorare il suo tempo, ma non gli serve. La farà. Per la Vediamo. gloria, per la gloria, ottavo, 19-3. 9-3. Non male, non male, non male. Mannaggia, carburante. Con Quindi Gesù mi fa siamo fare qualifiche il fi qualcuno finita riepilogo? uno Poi finita. andiamo in pausa. Yes. Vai, Kevin. Ago con buon 18-8 solo 20 millesimi da The Best, poi Cavani, Red, Simubacchi, James, Ludo, Cie, Rega, VPR, Ferrari, Anel, Vicra, Fire, Group 5, Super Game, fuori, Spectre e King, che devo fare sì, la ultima. Ottimo, ottimo, quindi pochissimi minuti ancora. Chiamato dalla rimonta King. Pochissimi minuti al ricaricamento della lobby e alla fine delle Q1. Intensive continua a girare. Aspettiamo che ci rientri in box, poi. No, è Anel, sì, non è No, ma c'è ancora in pista. Eccolo qua. Eccola, è andata. Quindi Ok.
Pacific 1 terminato. Facciamo una brevissima pausa. Facciamo una brevissima pausa. E tra poco torniamo più carichi che mai per la Q2. A tra poco. Voglio bene, Andre. Bene, ringraziamo Aledro per aver averci accolto in Q2 con questa splendida dotica. No. L'abbiamo messo in live, abbiamo sentito tutti quanti che Aledro è pure stonato e anche interista. Quindi niente. Vi accogliamo così per una stupenda Q2. Oggi ragazzi, sperando che ti stia seguendo, ho fatto un super scherzo su Perali, che mi odia ancora. Ringrazio anche Marco Breno che ha tenuto le redini di questo scherzo, perché è stato uno scherzo epico, bellissimo. Poi racconterò. Oh no, è lo zibedino, questo è benzina. Salutiamo lo zio, che lo aspettiamo all'interno del nostro server Discord per tesserarlo ufficialmente come riserva ufficiale. Zebadino, scrivici su Instagram così ti posso mettere dentro, cioè dentro personalmente. Esatto. Certo, sto notando una Ferrari che non ha nome, dovrebbe essere Super Gamer, che parlo della Juventus intanto, da Torino, ecco. sono in 14. Super Gamer, io non ce l'ho Super Gamer, ti sei spaccato forse. Chi è il loro numero 7? Chi è il settimo? Il settimo è SV5. SV5, ok. Che strano, Super Gamer allora. Non si scritto anche là, doveva essere 13 perché sono stato escluso, vabbè. Zio Badino scrive il patto. Dai zio, la può scrivere a VPR, mi descrive fall, zio Badino. Sta benissimo. Noi ci siamo falsi, va di guardato Ludo dalla Shia Pyrex. Il toro scatenato. Toro scatenato. Inco due, attenzione. Pyrex assalta la Q3. Me l'ha detto nel pomeriggio. Pyrex. Ho detto io pedo, non guardo faccia nessuno. Come Pyrex? Non lo vedo. Vedi su Break Game ha scritto ok, no, vedi si è spaccato in Q3, allora fatto, non c'è quella Q2. In Q1, ok, allora si è spaccato Super Gamer. Sì, è Pyrex, al casco azzurro, è blu rosso del Bologna. Sì, è Pyrex. Non celebra l'Italia lui, Pyrex. Dice, no. Io non posso vedere no. Guarda in faccia nessuno, Pyrex. Esatto, Pyrex me l'ha giurato oggi, mi fa. Io Pedro oggi voglio la Q3. Tanto Simo Bacchi. Simo Bacchi, 19-8. Vediamo Pyrex, sicuramente batterà il tempo di Simo Bacchi. No, non è così. 19-9. Però vicino, c'è l'abbonamento, attenzione. Vabbè, ma sarà, c'è la golosata, Kevin. Che cacchio dici? John ce l'ha fatta. John ce l'ha fatta. Oggi lo manderemo avanti questo Amazon Prime tutta la serata. Lambe 97 è iscritto al canale, grazie mille John. Grazie mille Lambe. Quante volte lo sto facendo? No, l'ho mandato io un'altra volta. Niente, allora, Continuiamo con quelle Red Bull. Oh, si gira così. Oh,
logo, mamma mia, tu muta. Aspettate, ragazzi, devo salutare il mio amico Morcalle. Ma ciao, dov'è Morcalle, quello dei Beggio, la Bullillo, lì, come si chiama? Restiamo allora Morcalle. Super ciao, Morcalle. Ecco gli UDK, Pyrex dalla scena UDK. Buona strategia, Red. Finalmente vediamo un po' di strategia. Scuderie. Mamma mia, come i veri team. Come nella realtà, intanto qui traffico, Ago, non si capisce, c'è una gara qui. Che cosa succede? Mamma mia, vero? Traffico. SVC, Ago. Gli sbadigli di Kevin. Voluto da lupo per il taglio. Niente. L'ultima curva l'uscita. Comunque, ragazzi, io faccio una. Lancio una petizione per comprare un microfono a Kevin che eviti i ritorni in cuffia, perché veramente fare le live è diventato devastante. Per te, per me? Cosa ha fatto, povero Kevin? Per Pedro, scusatemi. Cosa ha fatto? Scusa, perché lui sa stream le robe strane aperte, quindi è fuori le. Mamma mia, cioè. Però allora lei non si sente tranquillo, sentiamo noi. No, non è. Sentiamo solo. Ci distrugge. Scusa, solo. Fammi capire, devo diventare scemo solo io. Bandiera gialla intanto. No, nell'ultimo settore per no, il Mauro, l'ultima curva. Sì, ma si lanciato. Vediamo Mauro, non sta lanciando. Andiamo on board, Kevin. Vediamo Mauro. Eccolo qua, 18 e 8. Ma sei? Il primo. Ma c'è un secondo e due, però. Che tempo, Mauro. Ho appena montato le rosse dopo il primo con le gialle. Arriva Cavani Amsic. Chi va in box? Box. Tutto in pista, allora. Quindi prossimo ad arrivare dovrebbe essere una Williams. Mi sa. No? Sì, Ago. No, non è Ago. No, è Vicra. Vicra è la macchina di Vicra. Sì, vediamo allora. Vicra. No, ecco. Se volevi chiedermi, Red, perché mi stai chiamando da 20 minuti. Kevin, devo dirti una cosa. Lo so che è bello stare in lobby, però le due inquadrature di un'altra. Ah, Vicrat. Vicrat non resiste il tempo a Vicra? No, è banca forse buggato, perché è ancora settore 1. Leggi la chat, torniamo con filo Ago. Tanto team 18-7. Ah, ok, adesso Vic è venuto fuori 18-8. Scelgo sempre Pedro, ma Trapedo già che si abbona al canale, sono titubante. Grandissimo. Mitico Loreba. No. Loreba dei Cosmos. Ago 18-7. Portiere dei Cosmos. Seguite tutti quanti il Cosmos United di San Marino. Si gioca il nostro super portierone, Lorebat. Allora, tagliato, intanto la Red, abbiamo neanche messo anche avanti. Piuttosto Lorebat, se mi vuoi dare un riscontro di come sta svolgendo oggi la live, se tira tutto liscio, scrivetemi nei commenti. Vabbè, se va tutto bene. Ottimo. Andiamo a Anel, prende la scia di CIE. Ma questa cosa delle scie tra amici e non tra compagni di squadra, non lo so se vi piace. Warning. Però non è specificato la scia di Anel si è preso la scia di sia di Sie che di Vicra. Ok, compagno di squadra, ah, Vicra ci sta. Ci sta. Arriva Anel. Farà il giro veloce. No. Anche lui, tutti in desync, tutti in ritardo. Non arriva il tempo di Anel. Non arriva il tempo. Eccolo! Sì, però non è un 30 millesimi! Cioè, forse è un bene che arrivi a più piloti. Ecco. Ah, è anche Vicra, questa sarà. Vicra e Anel sono più ritardo. Però magari significa che c'è un leggero ritardo generale, ma niente, nulla di preoccupante. O no? Speriamo che in gara. La Bugmaster. Stasera la vedo in agguato la Bugmaster. Sì. Ci sono i sentori. Guarda che Pedro, quando Ludo che ha fatto con su dalla scala viene puntata. Si migliora Simo Bacchi quinto. Bacchi 18-8. Arriva il Ludic allora, sì. Simo Bacchi è entrato di prepotenza in alleato. Ancora Ludic un po' lungo lì. Senza alzare il piede per non tagliare. Sempre a podio da Ludic, forse solo la prima gara, no? Chi? Non stai parlando. Sì. Lei lo parla da solo.
No, Cavani Italia. Dicevo, Simo Bacchi da quando è entrato sempre belle gare a podio, sì, sì. Forse solo la prima no. No, ha fatto due quarti posti, poi un terzo, poi un secondo, sì, sì, tante belle gare. Pyrex taglia. Pyrex è lì, sul suo obiettivo, sul filo del rasoio. Il filo di un rasoio. Esatto. Ecco, stasera dote canone tutti. Se non si vede che siamo a casa nostra, ci sentiamo a nostro agio. Si lancia SV5. Immerziamo, ce n'è un board con lui. Vai. Con il casco del Belgio però. Vediamo quanto arriva. 3.45. Beh, con le ali alte. Ma che ne sai che ha le ali alte? Cioè se piove avrà le ali alte. Può darsi che la alza in gara, in qualifica tiene bassa, in gara l'alza. La fa durante l'anteriore bassa. Ecco. cavolo. Questo è l'ora, sarà così, alzerà un po' l'anteriore. Prima di... Susi. Spero sia mutato. Ma sicuramente. Noi ridiamo così a caso. Scusate ragazzi. Aggiornamento live da Torino intanto. Si mangia un'occasione del gol incredibile. Cristiano Ronaldo davanti alla porta. Ha preferito far la torre. Però umorata in ritardo. Sì. E non tirare in porta. Tanto Ascari per appena affrontata per SV5. Vediamo se toglie la posizione a Pyrex. Vediamo. C'è le due bestie, 14esimo. Bloccaggio, incredibile. La prima curva. Vediamo a show 5. No, rientra, rientra. Perché mancano 3 minuti. Vediamo. Red, Ale. Red più avanti. Ale, Ale. Potrebbe avere traffico, eh. Potrebbe avere traffico, attenzione. Qua no, la taglia. La taglia tantissimo. Mancano 3 minuti, ce la fanno le box. Vediamo se ha la benzina però. Forse sì, vediamo Red, Red allora. Vediamo. Il miglioramento di primo. Vediamo se lo settore quando si sta migliorando. Alla scari, Red. Anche Red, adore di buona. Buona, è bellissimo. Il tempo nel senso non ho ancora fatto registrare nessun tempo. Sì, sì, abbiamo capito. Grande gara in cara. Gara in bel. Parabolica un po' larghino sul gas, settima, ottava. 19-1. Sì. Primo è non male, e Pyrex undicesimo. Tanto si lancia. Sotto l'indice. Quando fa una bella stretta. Vediamo. E migliora, un decimo e quattro. Settimo. Cavani si lancia, Red Best viene lanciato. Andiamo Ale, Ale, è importante questo suo giro, curva grande per lui. Arriva la roggia. Cavani Ansi. Aspetta, no, non gli ha dato taglio. Mamma mia. Non gliel'ha dato taglio. Che cattiveria. No, non gliel'ha dato. Mamma mia, veramente tagliato di cattiveria in entrata. Vediamo. Io sono stato venuto che sono 5 Cavani. Adesso qua c'è la curva più. Cavani via dietro. La battaglia per un millimetro. Sto Pyrex 6 box. Sta andando bene! Mamma mia! Al limite, sta spingendo. Di tagliare 4 volte. Mamma mia. È andato a Mauro 19-4. 18-4, mamma mia. Quadrato, vediamo Ale. Madonna quanto rischio Ale, pure 18-9. Vediamo Cavani che era dietro di lui. Primo 18-5. No, spinge fuori addirittura Ludwig. Tutti gli ultimi tre in pista. C'è line box, mi sembra che prendo un comunante. La Ludo ha abortito perché lascia a 0. Sto scendendo. Ho uscito Rega, Pyrex, 5, ho uscito anche James, Simo Bacchi. Non
infatti arriva adesso su lancia, su batti, sì. Adesso James dovrà alzare il piede perché è molto vicino all'Egitto. Infatti lo alzo. La bandiera gialla in sicuro. Sì, sì, è andato ai box. Ai box. E Vickers ritira. Perché ormai mancano 40 secondi per partita. Perché il trio. Perché ci è finito al decimo? Ah, ok, ok, no, niente, era già il decimo. Scusate, avevo visto CIE, invece era Wicker al settimo. Perché loro sono ritirati perché non hanno più tentativi, mancano 20 secondi. Quindi CIE a rischio. E anche Vickers forse. No, Cavani. Un gol dall'altra porta anche Chiesa. È finita la partita, però. 81esimo. Andiamo. Torniamo a Monza. Andiamo lungo, Ludo. Non so se c'è un bug oppure sta facendo, sta spingendo. Prima di Lesnar. Ricordo. Vediamo. Secondo di Lesnar. Ultimo pass. Perfetto, quindi Ludo. Quasi l'ho provato. Apre il DRS in mezzo ai POP di Aledro. No, ci sono le foglie, non mi piace. Voglio buttarlo via. Le mosche, attenzione! La fortuna. Timo Bacchi terzo. Già sto pronto per andare subito sul toro Pyrex. Vediamo Ludo. Si salva. 7. 18-8, butta fuori CIE. Arriva Pyrex sotto i 25 centesimi. Tanta altro, 87. Andiamo a riga. 11esimo, 19-0, non basta. Fuori, vediamo fuori, Pyrex. Si allarga tanto Pyrex. 19-6. Peccato. Tutti fuori allora. Si salva le bestie. Se... Che è sotto salva. Rega. Ecco la qua. Alla fine è un secondino da Mauro, non è che è distante la luce, quindi comunque buona prova per fare. C'è fuori, peccato. Eccoci qua, per la finale, VPL, un Ferrari con 18 e 4, Madonna. Solo 61 millesimi da Cavani, James, Simo Bacchi, Anel, Ago, Ludo, Vicra, Red Best e Red. Fuori Rega, CE, Pyrex su 5. Sì, guarda Kevin, ti chiedo cortesemente di fare una foto veloce magari allo schermo, in caso dovesse, con i ritardi che abbiamo avuto nella Q2, ci dovesse essere un rifacimento della lobby, abbiamo già le classifiche sotto, quindi se per favore riesci a fare una foto degli ultimi 5. Ha paura della Bugmaster. Sì, l'altra volta con Ludo ci siamo ritrovati a rifare le classifiche inventandocele perché non aveva le foto. Quindi niente, finita la Q2, pausa e poi il Q3. A tra poco. Chi cambia canale e... Eccoci qua, per eccoci qua. Gli ultimi 10 minuti di qualifica. Eccoci qua. Sì, sempre il nostro pronostico. Un secondo. Io dico Ago. Vai. E?
e Ago e Mauro. Io dico okay. Mauro e Ago. Dai, va a cagare. No, 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 al contrario. No, e... ah, ok, vabbè. Io dico Mauro e Cavani. Bravo Kevin. Cioè, mi copi, perché mi copi i pronostici? No, tu hai detto Ago pole position secondo Mauro, io ho detto pole position Mauro. Di solito non facciamo mai caso a questa. E allora dico Mauro Ale. Oh, ecco. Ok. Oh. No. E a ledro del tempo che farà Mauro? Mauro farà 1:18.384. Sotto il 3. Cioè 1:18.2 qualcosa. Okay. No, devi dire esatto. No. E dirò attenzione per un po' di sassolini. Ma non ci sono i pioppi, non per me non sì, è. Sì, ah, eccoli, eccoli! Foglie proprio. Però che bello. E dirò uno, riesco a quasi il taglio. Un 18. 18.070, devi prima 18.0. Attenzione, il zio Padino dice 18.225 di. Aveva scritto Cavani a. Forse lo conosce. Ammortito VPR intanto. Ammortisce Mauro, sì. 18.225. Sono William. Per lo zio. Per Cavani o per chi? Non riesco anche il taglio in, per rilanciarsi, Mauro. Ora chi è che c'è? Dica, ah, Mauro, vabbè, 20, zio, 18.225, chi lo fa? Vogliamo sapere. Ma non è la tagliata, attenzione, c'è lui dica allora. Alla Scari. Buono, ecco, buonissimo. Ecco. Si chiama il pubblico per questa Scari di pubblico. Forse perché è scritto in caps lock. Dici il nome, forse perché è un'offesa il nome. Vediamo Ludo. Ecco, il primo che farà segnare un tempo. Oddio, rischia. 19.3. Mamma mia, che tempo. Non male. Buono, il tempo buono, di Ludo. Anzi. Veramente buono. Ciao Ricky, ciao Rega, buona fine di notte. Ci vediamo domani in pista. Ci vediamo domani. Oh, Ricky X. Ciao Ricky. Ricky è sicuro. Ricky è a Laguna Seca con la GT4, io lo so. 19.5 di Red, 18.8 di Ale. Finalmente buon tempo. Te l'ho detto Ale! Bravo Ale! 18.2 era per Cavani la Vecchi. Mi ha letto. Arriva Ago. Grande Ale. Mamma mia, larghissimo. Un taglio. 18.4 Mauro. Taglio che pole. Anche nel tagliato. Pole position con Vivelli. Oh, James! La perde! Distrugge il cartello di DRS. Non è ancora vivo. Voglio replay. No. L'ho preso tardi purtroppo. Ah. No, però ce l'avrei, Non ti deludo, però c'ho solamente il cartello di DRS che vuole. Vabbè, per Aledro lo posso fare. Play, allora. James che un taglio di Floago anche. Eccolo. Comunque Luigi che mi ha detto che la bandiera sta malissimo. Sono rimasto male. Ricky scrive, sì, sta buffando la Juve. Sembra... Ricky sta buffando la Juve, attenzione, per guarda... qualcosa. Taglio di Slovacchi. Con la chat aperta sembra la bandiera dell'Algeria. Come si chiama? No. Cavani Hansen. Mica. Tanto aggiornamenti da Torino, 5 minuti di recupero. Non sperare, no qualificazione. Guarda, davanti a quarta, attenzione, donata. Gol, fuori gioco. Torniamo a Monza, Mica. Andiamo a Monza. Alla Scari. Credo che siamo gli unici a dare dirette a centro. Esatto, sì. La particolarità di avere anche il collegamento diretto con Torino, con il nostro inviato. Andiamo Vicra. Facciamo una sincronica, andiamo Cavani, 7. Non aiutarlo. Andiamo Vicra, sono fra minuti, verrà fuori un tempo. Guarda che ha scritto Righi. No, non posso. Sono concentratissimo. No, non sto... sì, ho già detto. No, sto buffando. Ah, sì, l'avevo detto. Ban.
Van. Ma quando esce il tempo di vita? Infatti sì. Tardissimo. Incredibile. Eccolo, terzo. Oh, eccolo qua. 18. Oh, finalmente. Ha problemi col traspondervi, Claudio. Quello della MC. Tranello ha tagliato. Sagra del taglio. Qua intanto. Tutti espandendo. Ma deve ancora lanciare. Perché va, infatti sì. Vediamo, sono tutti i vincitori. Cavani no, resta zero. Cavani ormai ha già fatto il tempo. Ha già fatto anche il carburante. Quello che di crepassa, sarà... non è spinga posizione quello che ha fatto tempo. Eccolo. No, non ero io. Ero io. Salute a chi. Io non li so fare gli starnuti così, li devo fare normale. Se li faccio Si lancia. Pantanello, si lancia. Un piccolo nome da Nelly fuori da mentre la canzone rossa. Qual è? Moscow. Lo so che canzone con la mese. No, invece a me mi fa pensare al signore di Anelli. Si lancia Anelli. Il signore dell'anello. Vediamo. Ultimi 3 minuti, ciao, arrivano i 3 minuti di fuoco, stanno arrivando. È uscito anche Ludo, è uscito anche Mauro, sta... Sei ancora qui in pista, me. Sì, anche a me dai ritardo, infatti è venuto adesso. Guarda. Collegamento da Torino, traversa della Juventus, a 2 minuti dalla fine. No, incredibile. No, che sfiga, che incredibile. Che peccato, no. Bella, ancora ma pista, andiamo davvero. Su Anel! Davvero, ancora in pista. Ago sta uscendo. Spero che non sia buggato. Ascari. Buonissima la Ascari di Anel. Sì, buonissima, però davvero, da un po' di vista. Bandiere giallo ovunque intanto. Ma. Mica problema, ho scritto sul gruppo. Problema di connessione, Vico. Allora ricomunichiamo di uscire, di rientrare. Sì, sì. Ok, Anel è venuto fuori il giro. Fate solo fuori. Grazie adesso. Che ho scritto così. Terzo. Adesso posizione 7. Ma no, non fa in tempo mica a rientrare e uscire. Sì, sì, devi entrare e uscire adesso però. Lasciare la macchina lì. Perché tu. Ma è in pista! Vabbè. Boh. È che se lo fanno il caricamento del giro è un disastro. Tanto ha l'ultima curva. Per lanciarsi? Punto interrogativo da questo punto di vista. Sicuro. E si lancia verso 2. Vediamo, prima staccata, prima variante. 5 metri, la taglia perfetta! La taglia perfetta! Grande Ago! Vediamo scomparire. Curva grande per lui! Curva grande. Verso la roggia. Anella tagliato. La roggia, ottima anche la roggia. Perfetta. Full gas adesso, prima di Lesmo. Bolardino, quasi la perde. Ma è ancora no, Buffisce. Strano. C'è lui Vic allora. No. Uzzo sta tagliato. Ok, Vic esce. Purtroppo non posso fare gli ultimi minuti. L'invito. Vediamo Ago che si rilancerà. Sì. C'è Mauro in pista, c'è Mauro. Fux è in primo settore, sotto di un decimo. Vai Mauro, curva grande. Come la prende larga in entrata? No, allora, la prima di Lesmo, scusate. Seconda di Lesmo. Giù verso Ascari. Secondo settore. Mauro si sta migliorando di un decimo e 20. Mauro. Vediamo. Un decimo, ancora un decimo, super fucsia di Mauro. Madonna, quella è perfetta. Sì, buonissima. Questo qua sono 18 e 2. Ve l'ho detto! Sono 18 e 3. Vabbè. Io ho detto 18 e 2. Arriva Mauro. Ma puoi fare anche 18 e 1. Chiudo tanto, arrivato nel settore.
18 e 2, 88. Super fucsia Mauro. Io starei attento a dire quel sium adesso, che Ronaldo che ha sbagliato un appoggio elementare. Tanto che ha fatto troppo poco. Anzic. Si ritira ovviamente. Purtroppo. Anche Vicca per la bandiera. Andiamo allora di Valudo. 18 e 8. Attenzione, attenzione! Cavani Hamsik, 3 decimi sotto, al secondo settore, quasi la perde in uscita da Ascari però. 3 decimi, tanto Red 18 e 6, siete nel secondo. Una posizione provvisoria per Red. Grande Red, grandissimo Red, grandissimo Red. Red secondo, arriva Cavani Hamsik, ultima curva. Cavani, buon largo. In fretta il taglio, l'ha no! preso. Eh sì, era dura. Ah, le ha tagliato. Però c'è James. No. Male ha tagliato. Arriva James. Ale, la quarta decimi sotto. Ci sono bacchi. No. Oh, cavolo, se cavolo non tagliava, vincevo io, non ha vinto nessuno. Ban per James. Incredibile qualifica. È un po' godo che ha superato Red. Simo Bacchi e Leago in ottava, nona posizione, nona e dieci, una posizione tosta sotto l'acqua in partenza, che vedremo delle belle. Comunque Ale sta migliorando 4 decimi al primo settore, peccato per intanto la mia scoperta. Vai Kevin con la classifica con 18-2 a seguire. Mamma mia, un James assurdo. Red, Cavani, Anel, Ludo, Vicra, Ale, Simo Bacchi e Leago. Il tempo allora per il caricamento è veramente poco, ecco, tra la Q3 e gara, quindi direi che possiamo allora rimanere esatto. Sì, stiamo qua, tanto fai un po', dici come sta andando a Torino. Esatto, Torino ha finito il secondo tempo, si andrà ai supplementari, con la Juventus avanti 2-1, basterà un gol per equilibrare, per insomma destabilizzare le cose, ecco. Secondo me si va ai rigori. E non in più, esatto. Se nessuno segna, si va ai rigori. Aspetta la gara. Un momento, vado un attimo di pausa e arrivo. Oh, piove. Da Inter o da Wet, vediamo. No, da Inter piove forte. A me sembra che piova forte, Kevin. Forse neanche tanto, sembra... No, boh, sembra... Ci sono le pozze per terra. Poi si vede gli Stewart hanno gli way, guarda. Sono belli aperti. Vediamo il primo che... Ecco, Cavani Hamsik, subito, senza perdere tempo. Anche King, James... Bene, eccoci tornati. Ah, eccoci. No, sei tornato solo tu. Per me è un mezzo disastro, perché... Non vedo due nomi. Vabbè. Chi c'hai te primo in caricamento? Secondo me è buggato. Io c'ho tutti tranne King e James, ecco. Mauro, UPR è crashato, incredibile, chissà se ce la farà rientrare. Il Pullman no, disastro ragazzi. Forse è anche sprecata la sua macchina, spero che... perché no. È uscito e è partito il countdown, perché sennò l'ha buggato lui. No, disastro per Mauro. Attenzione allora, problemi per Mauro. Si accendono i semafori. Tanto quinto semaforo. Si spengono sui motori, full gas. Subito una penalità per SV5, incredibile. Dai, true. Ma falsa partenza di SV5. Una macchina spaccata. Che vanno avanti in cassa. No, no, lì c'è una macchina di Barunga, è Kingo, Kingo Rega. No, è Rega. Che cospetto di ripetizione? Mamma mia, che casino iniziale. È da Uetta, più è difficile. Tanto, James primo, secondo Ludo. Mauro deve rientrare. È stato invitato. Sì, l'ho invitato. Sì, ottimo, James primo, incredibile, deve essere. Prima posizione, davanti c'è stato qualche problema, ho visto una macchina sul letto. Ma Monza con l'acqua, si è girato male. Voglio vedere... Non è tornato.
Allora, se abbiamo una riga, guarda che male, è spaccato, rega. Si è Sì, passato in condizioni, rega Mauro, spaccato. Mauro veramente. Anche Vito comunque è rientrato, quindi alla fine potesse regolare, ecco, non ci sono stati tanti problemi Sì, quanto sì, pare. sì. Che è ancora fasciato, anche Cavagna Amsic. Cavani è entrato adesso. C'è Ecco, Anelka che vuole provare su Red. Cavani è entrato. Vicinissimo. Cavani è entrato adesso. Che quando si laga il joystick. Anche Mauro è diventato. Ludwig, No, James. Mauro, no, James, no. Ludwig, Red, Anel, Alves, Alex, Oh, Simon. Ale, fa Anel! Fianco a fianco! Tanto box per King e anche adesso un 5-5 per il true, attenzione, E anche per passa reposizione, Ale! coda racing point. Attenzione, si difende! Si difende all'interno, Difende Anel, attenzione! si rischia di Ce la fa! girarsi! E passa Vika! Non è occupato di Intanto squadra! c'è un botto dietro tra VPR che non rientra ancora. L'ho invitato. Che disastro, mamma. Dai, piacciono. Vediamo sugli dick allora, guardando un attimo se ci sono avvisi in chat. Ora niente, nessun problema, ecco, sono full wet, insomma, una gara completamente full wet, come dice la strategia di gara. Allora adesso intervallo che ho giusto fatto. Andiamo. Avanti un pacchetto, Metto diciamo, di piloti Vacra. sotto 100 secondi. Ludo. Ah, James ne sta andando, un secondo, aspetta Ludo. Tanto che mi compari di tempestare Mauro di inviti. Sì, l'ho notato io E già due o tre vabbè, volte. no. Red best su Red, attenzione. No, che cavolo. Ah, attenzione, Mauro scrive, mi è nato in pappa la play proprio all'inizio della gara. Quindi il problema, cioè consapevole comunque del suo problema, non è un bug strano. Quindi, attenzione, tecnica proprio. Io so che gioco sempre con lui, eccetera, che lui c'ha problemi di PlayStation, infatti mi sa che non sono riuscito a correre perché gli si impappa la play, di solito lui quando l'accende la deve sempre formattare, quindi va, così bene. Era gialla King, King del box. Fumasso. Oh, si è tirato in uscita. Come mai si ritira King? Niente. Diamo da Vega, attenzione. Vediamo dov'è. Box. Ah no, Proprio ecco là. fuori dal strano. Primo botto, racing point. Ludwig si è rifatto sotto James. Vedo se è anche Ale, sì. Secondo me sarebbe comunque. Anche Ale si è avvicinato. Anche lui però. Ok, non Quindi parlo. pare che Ma pare che James si scusa. Il pare che non. pressing si è fatto Quindi scontato dentro. Esce già male bene. Quindi Pyrex. Pyrex. Perde Oh, c'è 3 anche punti Cavani, Pyrex. vicinissimo. Per Cavagnano si capisce. Pyrex difende l'interno. Si toccano. Il giro contattivo. Esce scodandosi per game. No, cercando di vedere un po' la live. Assurdo. Tanto grazie Fit F1, F1. F1 Hook, sì, scusa. Mi ha dato follower, non era che chiedeva, quindi per seguire il gran primo di causa. Com'è Ale? Di velocità ho capito. Faceva ridere che non ha qualcosa di strano di Il problema è che sarà una gara abbastanza noiosa. sì, perché quel crash secondo me ha rovinato tutto. Ecco, più che altro il crash, insomma, non si può fare in questo tutti attaccato, cioè da James fino a Silobacchi sono tutti da full decimi. Ma potessero prima 3 secondi, c'è cioè Cavani vicino a Pyrex, perché non ci è, poi basta. Statistica, per capire di regia,
facendo la regia la prima ah, che ah, su Reddit, ok, che faccio la serie. Ah, c'è appena tocca posizione, anche Ango, anche Ango su Reddit, non ha problemi, ha perso due posizioni. Ango, Ango è velocissimo, Ango, bello scarico. Attenzione, attenzione, ancora Ango! Incredibile! Non ha usato VR Sabo in questa uscita. Ha colto la posizione, diciamo, per... L'ho so bagnato, lo può anche usare. Utilizzando tanto Ers. Dito c'è un bel pacchetto tra Aredo Destro e Dita e Simo Bacchi. Ah, Mauro riesce ad entrare? Non si staccherebbe. È appena entrato. È entrato Vica. Che dietro. Bravo, re. Mamma mia. Ancora Vica! Incrocia! Lo perde! Si gira! Lo perde in uscita Reddo, peccato. Ha visto che ha perso l'ante posteriore, dopo Vic l'ha toccato un attimino, si è girato. Rompe l'ala, rompe l'ala, e ancora l'ala completamente distrutto di Andrea. Purtroppo che sfiga. Peccato, ha fatto una grandissima gara in Belgio, era... come dice il gergo poveristico, il rush, stava bene, peccato, anche moralmente, no? Tanto che è l'uscita di scena di Red, che è sì. Un buon attacco dopo una buona difesa su Vikra, la perde in uscita appunto dalla roggia, forse toccando leggermente l'erba, non si sa, ecco, la perde proprio da solo, nessun contatto. Forse è un'accelerazione, ma perso. Guardate che difficoltà. Allora, io ho invitato Mauro che è online, forse non deve comunicare. Guarda, vicinissimo Ale. Prenta per Red. Dai, box, senza Ale sul bagnato è difficile fermare. Sfortunata gara di Red. Sì. Tanto dietro invece gli stacchi sono un po' più corposi, diciamo, con Pyrex no? Che cosa ha un Sif? Ha avuto difficoltà nella partenza, perché sta a decimo. E per Ancavani forse era cashato anche Cavani. Il primo giro è cashato anche lui. Sì, è dietro Cavani Amsic, appunto. Non vedo due o tre nomi, quindi allora, la McLaren dovrebbe essere Cile. Mentre il 14esimo quello che fa il 5 adesso mi sono diretto. Torniamo davanti. Vediamo, ne esce appena Ludo, mi si è staccato da Ludo. Guarda che bella questa immagine dell'elicottero, bellissima. Ricordiamo Vikra. Simo Bacchi si sta avvicinando a Nel, quello più vicino di tutti. Tutto il parco dell'autodromo di Monza. Ricordiamo che sull'elicottero a fare le riprese c'è Andre Zax che fa le riprese. Esatto. Lo salutiamo, grazie per riprese dell'elicottero. Allora, Ale, terza posizione, vicino, abbastanza vicino a Ludo, abbastanza vicino. Oddio, James! Oddio mio! Ha perde due volte adesso! Mi approfitta Ludo! Ancora James! Ma che è successo? Ma si sono toccati? Ma perché la perde due volte? No, forse ha accelerato troppo, l'ha ripreso un'altra volta. Che rischio di Ludo per lui, perché si vede mamma davanti. Mamma mia, che come l'ha schivato. Mamma mia. E James in un rettilineo ha perso 7 posizioni. Deve anche spaccato. Quindi abbiamo un nuovo leader della gara. Pierre è tornato. Ecco Mauro. Ludo con attaccato da Red Best. Si ha spaccato l'ala. Ha un flap anteriore destro spaccato. Eccolo, si vede adesso in questa quadratura. I riflessi della Red Bull. Questa sono, c'è mai finito a scuola lì. Tanto il pilota più veloce in pista in questo momento sembra Ale Demestre. Si sta forzando su tutti. Sotto l'acqua. E Mauro che sono spariti in tempo, in intervallo, quindi Mauro ha preso la macchina. E infatti non è più Ghost e può partire. Purtroppo se è il 14esimo, quindi deve rimontare. Il pilota più veloce del bagnato è Kevin. Occhio domani, 4 ore, io metto cose forti.
al The Best, giro veloce. James ovviamente un po'. È attaccato. E anche Ago si è rifatto sotto. Anche Ago, anche. Invece Vicra 2 secondi e 3, ha perso un secondo. Cioè a me invece mi sono messo Vicra. Peccato per il povero James. Adesso. Comincia a sfidare Ale. Sì, davvero. Bastato un piccolo errore per perdere tante posizioni. Anche perché mi dovevo fermare, quindi. Cavani, Cino Parex, vedi, Andre Zax conferma la sua presenza sull'elicottero. Ciao Andre, grazie delle riprese. Cavani vicinissimo a Parex. Prende tantissimo tempo Cavani da Parex. Sì, è difficile adesso passare in queste condizioni. Anche sul rettilineo. Anche se c'è tanto else. Forse ci può provare qua Cavani. Vediamo, addirittura vediamo. Prima della Sky, no, sta dietro. Riesce bene qua, può provarci. Ora la fa di cattiva, esce male qua. Da tutta la felicità dei piloti di farsi tutta la gara sotto la pioggia, sotto il full wet. Avrebbe il giro veloce. Ancora Ale, giro veloce. Due decimi. Adesso si fa vedere, si comincia a far vedere le specchietti di Ludo. Vediamo se Cavani adesso si può provare su Pyrex. Pare già finito l'aereo senza Cavani da tantissimo. Si avvicina su quello all'interno. All'interno, Factor, Grey Type Box. Arrivano insieme. Mamma mia, bellissima questa, fianco a fianco ancora. Bravi. È arrivato anche CE. Ancora fianco a fianco, di più. E Cavani c'ha l'erso, inizio del Pyrex, ha quasi finito. Si è avvicinato anche CE. Anche Mauro, ancora lì, aspetta il box. Anche non CE. Adesso Cavani se ne può un attimo andare. Però ha molto margine il 2. C'è, si prova prima dello Scari. È entrato. Bravo, sul bagnato. Ce la fa, esce male. Infatti pare ci può riprovare. Ludo gira veloce addirittura. Ecco James avvicinato a SU5. E anche Mauro. Pare che avrà molto margine su SU5. Attenzione Pyrex, che negli scarichi di CE. Infatti ha abbandonato adesso. Ecco anche questa sera la gufata di Fedu. No, c'è la gufata. Capito, come l'hai detto, è caduto. Andiamo Mauro, supera il botte su 5. Quasi la perde, mamma mia. Sì, Endure sarà tutta bagnata la gara, sì. Come domani. Mauro, vicino a James, ci può provare, fare ci prova. Curva 1, prende l'interno. James è ancora fianco a fianco. James lascia ancora spazio, fianco a fianco per 2. Mauro passa, esce meglio. Lo sorpassa, esatto, in primo secondo. Più Pyrex. Bella mano, attuale. No, non è un secondo quarto. È James, ha fatto adesso la l'attacco di Pyrex. Che ha 21 secondi, però. Non va che si prende la posizione su Anello, vediamo se Anello risponde. Non è sta dietro. Parabolica, espansiva. Dovrebbe dire un lancio ancora, 21-6. Pochi millesimi di colpi. Anel box. Cambio bombe già? Vediamo. All'undicesimo, prova così. Anel, undercut, sotto l'acqua. Già. Non so.
Vabbè, quasi mi da gara. Può stare, dai. Ti sei rifatto sotto le due bestie? Quelli più vicini per me sono solo Ale, anche Specchio è sempre Rega. Non siamo tanti vicini a Rega, Specchio. Box. Ah, forse ha spaccato il nome. Box con la USB 5 non l'ha. È uscito un po' è tornato all'ordine della sua macchina. Sì, James cambia dalla per James. Peccato, avevo un passo su. Un altro, quindi James si ritrova da primo. A ultimo. Veramente un passo veramente buono. Mamma mia, aspetta, va lungo su. Fa quasi per tamponare. La perde. È tornato a 6 decimi. Ludwig. Vediamo se Ludwig va a box. Va avanti. Ale va avanti. Ago va avanti. Ludwig va avanti. Ragazzi, io direi che a questo punto potrebbe essere interessante dare un occhio alla classifica. Vai, Aledo, sei bravissimo. Facendo sul pezzo. Facci sentire la classifica, Aledo. Ecco, fatemela prendere, perché non è che non lo so io prendere. Si sono pagati i tempi intanto per... No, perché è senza proprio... Quando uno esce rientrare a volte, io ti rivedo i nomi. Ma non ci trova neanche su box, non si giri. Aspetta il penalità. Ma tanto tempo. Non so a Torino come siamo messi. Praticamente da Torino, un minuto di recupero nel primo tempo supplementare per con la Juventus, è ancora in attacco. Ci sono state un po' di occasioni per la Juve, forse anche la gialla. Non si è capito, sono uscito Chiesa, non è entrato Bernardeschi. Hector Mauri si è girato. Si andrà verso la fine del primo tempo supplementare. Allora, io se volete ho la classifica. Vai, dici. Allora, dopo il GP del Belgio vediamo UPR Monferrari 212 punti, seguito da Ale De Best 189, quindi già questa è un'ottica interessante. Devo sperare di Best sono un secondo. Esatto, hai stessi punti di Ale, 189. Si è rigirato con fiume. Peccato perché Red è quarto a 109 punti, Rega 104, Vittorio 84, anche stasera Vittorio non si sa dove ha fatto, Vittorio che c'è stasera? Vittorio assente, Vittorio Juventino. Ah, ok. Timo Bacchi, nonostante sia appena arrivato, 75 punti, Iago 67, Bontommio, grande Bontommio, 63, Ludo 52, Cipri 51, Kim 40, CE 30, Santoro 28, Anel 26, Umbo Dumbo 24, Boglia 24, Spagnolo 22, eccetera. Sinceramente, sono abituati a lottare, invece solo 27 punti per Umbo. Comunque, oggi occhio a Rega non fa punti, no? No, si potrebbe fare, in realtà in gara, scusate. Ma Rega 14, speriamo. No, pensiamo per lui. No, pensavo avessi spaccato, invece il primo ha spaccato. Mauro è già punti, praticamente. Vediamo Posso dire per male. E niente, Dutra e Ale potrebbero rosicchiare qualcosa a questo punto. Però la gara è ancora lunga, siamo esattamente a metà. Dutra va ancora avanti. Ale invece tenta l'undercut e vai box. Pago anche box. Eka va avanti. E Bacchi va avanti. Vediamo per gamer che fa. Box per alle destre. Box. Super gamer box. Vediamo allora Luigi che si risponderà al prossimo giro. Anche Ago box. Sì, anche Ago ci va avanti. Firex va avanti. Vediamo, va avanti. Attenzione, alla staccata, alla pedio superale, attenzione, Ago si aggancia quasi con CE, chi dice stai dietro? Oh no, Ago e CE, una lotta che ha avuto, stanno avanti ancora. Esatto, abbiamo tantissimi derby, il derby
il derby degli dei. Degli dei. Oggi assente. Entrando. Sappiamo anche il derby. Il derby tra chi va a Gocie. Che non sappiamo come chiamarlo ancora. Safety car! Safety car! Tutto, Vettel si ritira. Attenzione, si ritira. Sui sassi. E Mauro adesso può ritornare in gara. C'è Pyrek che è andato sui sassi, davvero. Però attenzione, perché chi non si è fermato ne approfitta, grande vantaggio. Sì, sì, Ludo e Vika siamo back, ma adesso andando in box. Mamma mia. Che sfiga per la rete veste. Ludo aveva detto metto il casco nero per la sfiga. Baciato dalla fortuna. Sì, se si lamenta ancora lo banno. Sì, anche perché piange. È stato anche già solo quando James è andato fuori pista a evitarlo, che è stato molto molto baciato dalla davvero bendata. Infatti. Vediamo se Alia ce la fa a prendere la posizione. No, non ce la fa, c'ha il delta. Cioè purtroppo per Ludo che dietro c'ha con NL. Vediamo Ale. Oh, scusate, non si può. Prende la posizione su Vikra addirittura. E accelerazione in box, mamma mia, Pyrex. No. Non può, non può. No, dai, non grande, può, grande gara, non la top 10, non la top 10, Pyrex. Cosa fa? Cosa fa? Non ride, Kevin, non devi ridere, cacchio. Ha preso 10 secondi in 2 minuti. No, ma in 20 secondi, non in 2 minuti. Un disastro, Pyrex. Dai, era nella top 10, Pyrex, cacchio. Adesso a 10, penalità, però. Ban. Comunque, Ale con questa sempre cara ha perso la presenza su Vikra. E di questo secondo. GG per Vikra. Ah, un Gimit ha perso addirittura la sopravvivenza su Simo, anche questa safety car. Ma adesso si trova decimo. Può ritornare a gareggiare. A combattere, adesso sono tutti vicini. Bella pazzi. Io mando di nuovo la accelera. Lambe che sono tutte prime. Così. sentire il suono. Bene, metà gara più o meno. Passata la metà gara, diciamo. 13 giri, ok. Sì. A 12. 12 giri alla fine. Abbiamo Lindic primo, Vika secondo, la dicevo. Sfortunato. Quando si è entrato Spectre? Lui che ha fatto caso alla safety car. E anche SV5 però. No, SV5 si è ritirato i box in teoria. L'unica sfortuna che ha voluto è che dietro c'ha un mastino come Vikra, ecco. Che potrebbe dargli dei problemi. Oh! Tu cos'hai? Super Gamer GT! Come si chiama lui? 53, ha fatto. Non ho visto che la perdeva la macchina dietro la safety car. No, al momento entrava nei box. Super Gamer è settimo in questo momento. Sì, ma la stava sbinnando senza senso. Facciamo un giro alle più di penalità. Perché intanto. Mamma mia. Giro di penalità che sono solamente 3 più dati con penalità. Che allora, Anel a 5. Pyrex ha un giorno di penalità e James ha 3 secondi di penalità. E, pochi piloti con i secondi aggiuntivi. Questo fa sì una gara molto combattuta e contenta. Diciamo che prendere penalità è abbastanza difficile. Ho un po' di avvisi, infatti Ludo c'ha un avviso, Vikra c'ha 2. Sì. Ale pulito. Cosa curiosa invece in posizione recuperale, cambio posizione, che i primi 5 hanno 5 posizioni recuperate. Curiosa sta cosa. 5-5-5-5. Il primo perdere è Anel, che ne perde una. Il Super Game ne recupera 8. Si è ne recupera 4. E Pyrex ne recupera 4. Che no. Poi ne perde 9 Mauro, ne perde 9 James, ne perde 9 anche Cavani, no, 8 scusate, Vega ne perde 2, Red invece ne perde 11, però si è girato. Vabbè, poverino pure Mauro, è quasi del box. Sì, no, infatti. C'è
Cioè è partito, non è partito proprio. Senti, caro, ancora un giro. Sì, sì, farà un altro giro sicuramente. Mancano ancora Racing Point, Ricky Lega, Cavani e Red. Farà un altro giro. Ma ancora, di cosa vogliamo parlare, ragazzi? Ma poi parliamo di King of Heroes, che scrive che assassini, mamma mia, ma partendo ultimo poteva benissimo alzare il piede e lasciare scorrere il gruppone. Ma ha scritto su Discord, immagino. No, su Google Batman. Ok. E tu lo divulghi così. Ma dirgli che è un pagliaccio. Ecco. Diceva che era fortissimo, invece guarda dov'è. Che scivo. Forse dovrebbe entrare adesso, sì, adesso in questo giro ovviamente. Sì, tanti si attaccato. Interessa per gli Udinese, perché questa cosa lo galvanizzerà. Il nostro capo team. Un Pyrex nono, che purtroppo si è deciso di rovinarsi la gara. Adesso vediamo, aspetto Cavani, James, Rega e Red, anche Mario. Superare Pyrex, esatto, quindi non passerà proprio una facilissima, dei buoni 10 giri, ecco, Pyrex secondo me, però vediamo. Non so, sì, c'ha abbastanza di piloti veramente molto esatto. Veloci, sì, sono veramente attaccato, sì, 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 livello veramente alto, livello alto, so. Cioè di piloti, questo giro lo stavo dicendo, se vuole vedere se Vicra darà fastidio a Ale, perché Ale era sempre quello più vicino a Ludo e Vicra era sempre a 2 secondi, invece... Vediamo la ripartenza. Scaldano le gomme, che con l'acqua saranno freddissime. Vediamo qua dallo strappo Ludo. Spiritualità, visione grave, James con Cavani, attenzione. E questo fa il gioco di Pyrex allora. Andiamo dallo strappo. Andiamo quando parte. No, fa la finta. Ah, è una finta. Bravo. Adesso lo strappo, eccolo qua. Lo strappo adesso. Mamma mia, non si vede nulla. Buona. Sì. Vicra lo segue. Pyrex si gira. Pyrex si gira prima di lanciarsi. Ha rovinato la gara. È potenza. James Box. James Box, forse per i 5 secondi a scontare, forse perché ha spaccato con Cavani, vediamo. No, sì, 5 secondi a scontare. Anche Rega perde tanto più posizione, attenzione. Ora le guadagna tutto. Cosa succede dietro? Oh, Cavani si è girato? E le ha perso tutto, non ho visto Cavani, che è successo, forse è andato lungo. Andiamo agli ali vicinissimo a Vicra. Che con questo balzo del pit stop ha perso un po' di una posizione, proprio quella sua. Sì, anche a così di fine balzo colpa solo a te, causa di safety car, il suo provare a fare il pit stop. Ora penalità, un secondo che Mauro, le penalità sono pesanti. Penalità pesanti, boh. Sarebbe da capire i primi 5 quante penalità. Quante tanto per Mauro succede, Anche a fianco. Si tocca luci, si tocca e si gira. Che sfortuna per sé. Peccato. Fermo lì, bordo vista. Interessante vedere. Mica su Ale intanto, anche di creare. E via Ale sopra Vicra. Ma anzi si tira il box. Almeno si è il box. Ale the best quindi prende la seconda posizione sul rivale. Vicra, pari punti. La penalità. Questo ha fatto il gioco di Luigi, questo guadagno secondo sé. Andrea Gianni, il bot, il cavani che esce.
aggiornamento da Torino. Ha segnato al minuto 5 del secondo tempo supplementare il Porto. Ho sentito mio fratello che sta fregando, insomma. Vediamo. Ma sono Bacchi. È vicino a Vicra. Vicra sta facendo tanta fatica. Ho bagnato. Siamo Bacchi, stai subito vicino a Vicra. Vicino, non ce la fa. Sta dietro. Mauro ha preso 2 secondi dal suo compagno di squadra. E viene, si è avvicinato. C'è qualcuno? Sono scelto. No, sì, sta guardando Simo Bacchi e Vicra. Avrebbe preso, no? Puntavo alle due basche, ha fatto 4 decimi. La resta è 6 decimi su 2 dico. Adesso invece il gap non si può. Ha un secondo. E invece se Vicra si non sa capire tantissimo. Andiamo Mauro. Mauro si sopravvive. Non sposta la riserva sua. L'altro lascia passare, se fa strategia, qualcosa. Aggiornamento a Torino, ha segnato la Juventus. Come si è fatto? 3-2. 4 minuti ora per passare in vantaggio. Così passa ancora il Porto. Ha segnato Rabiot. Così passeremo il Porto, sì. Partita davvero interessante. Come la gara qua da noi. Vediamo Mauro vicino. Allora. Che presso è una gara sulla pioggia, comunque si sta vincendo la sua. Tanto giro veloce deve vedere. Sì. A meno, no, il Belgio forse ha più entusiasmante, però siamo sempre a casa nostra, siamo sempre a Monza, in Italia, e sono super bene. Passa, infatti è un po' lì, un po' anche vicino a Simo Bacchi. Ago si è perso un pochino, anche lui sì, però attenzione, Ago è sempre velocissimo sui dritti. Cosa la perde? Quanto Vicra, 1:09, ce la fa stare dietro Ale. E Ale è vicinissimo a Ludo, mamma mia. Non vorrei essere di Ludo, avere un'ansia assurda. 20 giri sta facendo finale il cane. Ormai mancano. Sta remando verso i 6 giri. Madonna, che rischi però di Ale a prendere Gordoli così su bagnato. Andiamo. Ago ha perso un pochino. Lui qui era vicinissimo a Ale invece. Respira Ludo. 8 decimi. Mentre Mauro è molto vicino ad Onello. Che comunque avrebbe la posizione veloce. Per penalità. Giro veloce. Ovviamente. Sì, stranamente è una penalità anche per Mauro, ma giustamente. In Italia è difficile. No, a parte quello, ma poi credo stia spingendo la macchina. Sì. Infatti a metà S rispetto a me, quindi. Sta spingendo. Vediamo. Siamo Bacchi vicino, si avvicina a Vicra. Vicra, facciamo tanto. Beh, in realtà è solo un altro 9 decimi. Vedere il lag di Vicra un po' più grande. X viene fuori. Ago, si è avvicinato Simo. Ago è molto scarico di Ali. Sì, è subito, va tantissimo nei rettilini, ma perde tanto. Il circensatore perde. È quello più girato.
Anche lui da un passo assurdo. Un secondo e 30. Sì, dovrebbe aver usato un tempo diverso. Era giallo, si è tirato James. James. No, lui comunque 70% adesso. Lo sta gestendo bene. Sì, anche Ale al 70%. E Bach è riserva, come sempre. Mago si sta avvicinando, filo. Vicinissimo, 3 decimi. Anche Mauro è vicino. Mamma mia, vicinissimo Simo Bacchi. Scusami, filo a Simo Bacchi. Anzi, non nulla. Difficile, tutto l'ers, 40%. Tutto l'ers addirittura, è arrivato addirittura al 20%. Cioè, si ritira. Ago lungo, ago lungo. Vediamo se prende penalità. No, non riesce a prendere. Vabbè, ha rallentato, Sì. Bravo. E non tagliare tutto. Tanto 4 giri al termine. Ludo sempre davanti, seguito da Ale The Best, seguito da Vikra, Mauro, un po' Mauro, più staccato. Mauro. Dio Bacchi, Ago, Anel, VPR, attaccato ad Anel. Vicinissimo, vicinissimo. Anel, quanta penalità. Okay. Quasi da perdere, Mauro. Non ho fatto a tenerla. Tanto io sto sentendo male qua, 2 minuti alla fine della partita, sta attaccando la Juventus. No. Dio mio. Ma seguiamo Mauro. Attenzione, il resto è molto vicino Ludo. Eh sì, è vicinissimo. Sì, sì. Eccolo, eccolo. Eccolo, ci prova. Sta dietro. Mauro si gira. Come Mauro si gira? Mauro. Sul dritto, come ha fatto? Forse l'ha usato troppo Ers, l'ha perso. L'ha spaccata? Non so, non l'ho visto. No, sembra di no. Rega, vicino a Super Gamer. Vica penalità, vica penalità. Pesantissima, perde la terza posizione su Super Gamer questa penalità. Si è rifatto sotto. Sì, è attaccatissimo. Ale vicinissimo. 4 decimi Ale. Ale che vuole la vittoria a tutti i costi. Guardate, sì, vicinissimo adesso. È attaccato. Vediamo come esce dalla Scari. Esce meglio. Perde un po' il posteriore. Dato Rega sul Super Gamer. Non anche Ale. Adesso Ludo. Ruota, in parabolica, e ce la fa! Si prende la testa, Ale! Vediamo se Ludo ha la forza di reagire e di rimanere attaccato per questi ultimi 3 giri! Ragazzi, sta spingendo, Ale, sta spingendo. Veloce di Ago intanto. Ago intanto! Best lap! E Ago se supera Simo Bacchi può prendersi la terza posizione perché dica quei 3 secondi. Attenzione qua, una lotta per la terza posizione tra Simo Bacchi e Ago. Ora viene sentito i box. Peccato. Arrivano i 10, attenzione, Pyrex a punti. Mauro si è ritirato. E se hai box. No. Pyrex a punti. Quella del giorno. Ago. Campina quali sono Bacchi. Ludo, intanto Ale va bene. Ludo un secondo uno, non ce la passa dietro Ale. No, non ce la passa lui. Ne ha un po' di più Ale in questo momento. Anche Vika sta avvicinando. Vika si è avvicinato tantissimo a Ludo. Vika fa avendo problemi, se lui non ha problemi. Mauro abbandonato. Attenzione perché Vika 2 secondi. Sì sì, ma 2 secondi e 3. 7 decimi. Mancano. E 2. Red penalità. 2-3. Mamma mia. Vediamo. Vika sta lanciando tantissimo. Un secondo, manca l'ultimo giro. Ago.
Ah, gol lungo di nuovo! La tiene, ma la tiene perdendo un po' di tempo. Guarda tantissimo. 2 secondi e 6, invece Simo. Lui che sta spingendo. 2-7, 2-8. È lì. No. Lui che sta spingendo tantissimo. Ci può essere. Prima di Lesbo. Ci può essere Ludo. Per lui parlerebbe, no? Secondo di Lesbo per Ale. Supergamer su Attenzione che. Se Luca perde un po' di tempo sul lutto, è simbatico più su qualche decimo. 2-7. Però... Vediamo. Incredibile. Ha fatto le due lesbo pari, ha pagliato. Vediamo, Supergamer passa. Red gli passa. Non è prima di fare, sta dietro. 5 decimi di Kra. Mamma mia, lì che sta spingendo veramente tanto. Però sta spinta in minuti, devi spingere su Simo Bacchi. Attenzione, ultimo giro. Last lap. Ale De Best in testa, seguito da Ludo, Vicra, Simo Bacchi, Ago, i primi 5. 5-2-7, tanti ritirati questa gara però, ragazzi. Si poteva capire. Si è sbagliato. Il secondo 2, tanto... Prima variante sperale 2-8 Simo Bacchi. Infatti Vicra ha tutto l'erso. Vicra è anche Simo 2-9 e a 3 secondi adesso può dare fastidio, Ludo può dare fastidio, fallo rallentare. Ludo può far rallentare Vicra. 3-0. Mamma mia, wow, spacca Vicra. Vicra spacca, no. Però la tiene. Però perde assolutamente la posizione, per la terza posizione così. Sì. Sì. Ora sono dati sta con Ludo. Immagino. Per poco. Oh. Disastro. Mamma mia, peccato per Vicra. Sì. Ecco, Ale De Best. Appena affrontata la Scari, si butta in parabolica. Scala fino alla quarta. Può godersi ora questa vittoria dopo 3-4 gare pessime. Sì, torna alla vittoria. Il giro veloce, Ale De Best, il giro veloce, fenomenale. Arriva terzo Simo Bacchi. Ale De Best, Vicra quinta, però anche Ago, incredibile. E Simo Bacchi zitto di nuovo lì sul podio. Nanello intanto sesto, settimo, Nanello ottavo, abbiamo detto nono. Pyrex, attenzione, Pyrex. Appunti. Comunque c'è da dire che Ale De Best ha recuperato la testa del campionato anche. Festeggia, sì. Pyrex. Festeggia. Giusto festeggiare. Vediamo che il pilota del giorno credo sia Ale De Best. Ludo ha scritto Pirates punti. Pedro, sei sotto shock? Sì. Ma per la Juve? Se Santoro scrive giuro che lo banno dal campionato. Ve lo comunico. Ma dove dovrebbe scrivere sulla chat? Già scritto in chat, sì. Adesso sì. Esce un altro. Mentre risulta. Ale De Best. Grande Ale, complimenti. Super risultato. Che è successo? Super risultato. Ci sta, grande vittoria. Ale De Best seguito da Ludovic, Simo Bacchi, Ago, Vicra, Rega, Anel, Super Gamer 53, Red Shark, Pyrex, WPR, Muferrari, primo fuori punti, James, Cavani, Amsic, questi. I primi 14, se mi fa scorrere la classifica vi dico anche gli altri. Poi c'è, siamo 5, Spetter King. Grazie, ci troviamo per la telecronaca. Durante qualche secondo per la telecronaca. Bene. A dopo. E chi se ne va è WPR Ferrari. We'll be right back.
Eccoci qua per la telecronaca finale di Mitra Pilotti. Cominciamo da Simba, che è il terzo arrivato. Buonasera. Simba, Buonasera, dici com'è andata la qualifica e poi la gara. la qualifica male perché così come in Belgio sono arrivato, ho fatto bene Q1 e Q2 e poi in Q3 ho fatto qualche errore di troppo, sono partito nono e quindi qualifica negativa considerando che la gara sapevo che sarebbe stata tutta sotto la pioggia, vabbè. In partenza non so cosa sia successo davanti, ho dovuto inchiodare perché c'è stato un ingorgo e mi hanno passato tre piloti, quindi dopo la prima curva ero dodicesimo e quindi credevo fosse una gara tutta in salita. Ho guadagnato qualche posizione, poi però mi avvicinavo agli altri ma non riuscivo a trovare l'attacco, no? E poi niente, è uscita una safety, ho deciso di allungare un po', è uscita la safety nel momento giusto, ho guadagnato una posizione su Ago. E questo mi ha permesso di giocarmela per il podio. Poi Vicra negli ultimi giri ha preso penalità. Ho cercato di rimanere sotto ai 3 secondi e sono riuscito a portare a casa il terzo posto. Mi spiace un po' perché avevo un buon passo, quindi partendo davanti magari poteva essere una gara diversa, perché poi sulla pioggia mi trovo spesso molto bene, però va bene così, dai. E ho salvato il risultato con il podio. Okay. Sì, abbiamo visto che in qualifica sei partito nono, che hai tagliato, so, l'hai fatto male. Poi anche in gara sì, hai perso quelle 3 posizioni. Quella safety car ti ha avvantaggiato perché hai preso la posizione su Ago. E alla fine sì, la penalità di Vicra, che negli ultimi giri erano questione di decimi, dopo purtroppo Vicra ha tamponato lui e ha spaccato l'ala, sei riuscito a superarlo con le penalità. Tu vuoi leggere qualcosa da chiedere a Bacche? Mi sentite? Adesso sei Sì, io. sì. No, innanzitutto ti faccio i complimenti perché new entry del campionato, cioè adesso non tanto più new entry, però insomma sempre presente sul podio, quindi è diventato un fattore della Grazie. Creative League. E comunque sempre un pilota competitivo, quindi faccio i miei complimenti. Credo abbia detto già tutto, quindi passiamo alla solita domanda di rito e gli chiediamo per Singapore come si sente. Per Singapore in gara un buon passo, però anche lì in qualifica dipende. Se riesco a fare una buona qualifica posso restare lì, però se parto dietro è complicato sorpassare. Sì, è vero. Io ho una domanda per Vai. Sim. Cosa è successo con King of Judas? In partenza? Cioè alla Roggia. Io non mi ricordo, sinceramente. Mi ha mandato un video dove viene tamponato, sembra da te. Ma io non mi ricordo. Però vabbè, vedremo se ci saranno dei reclami. Posto. Va bene, dai. Bravo Simo comunque. Vabbè, scusa, Grazie. Avrebbe avuto la macchina rotta. Ricordiamo che Singapore tra 2 settimane, cioè 2 settimane, ci sarà la Sì. settimana di stop, ecco. Ok, Ok. sì. Complimenti sì, ancora sì, ma allora passiamo al secondo. Ludo. Ciao, buonasera. Grande Ludo! Raccontaci Ludo com'è andata la qualifica e poi ovviamente la gara. Allora, la qualifica, come al solito, faccio sempre fatica. E più che altro perché in questa pista è molto facile tagliare e quindi diciamo sono andato molto sul sicuro sul Q1 e Q2. E il Q3 peccato perché il primo tentativo era buono, però ho sbagliato la Ascari clamorosamente e è avuto un giro abbastanza brutto. Però vabbè, tutto sommato sono partito sesto e è una buona posizione, diciamo. E la gara è partita benissimo perché ho fatto, penso, una delle migliori partenze, che da Sì, sesto da sono arrivato sesto, secondo. secondo, sì, ho visto. E poi niente, nel primo stint con la gomma della full wet mi sono trovato molto bene. E infatti ero sempre molto vicino a James e lui vedevo che aveva problemi, ha rischiato di sbinarla molte volte e alla terza, mi sembra, la terza o la quarta proprio ha perso il controllo e ha spaccato pure e sono passato davanti e dopo ho allungato lo stint come Simo di un giro e fortunatamente è uscita la safety car che mi ha fatto mantenere la posizione.
E il secondo stint ho avuto molti problemi, cioè non avevo il passo del primo, cioè sinceramente facevo molta fatica. Gli ultimi tre giri stavo andando in panico perché alla Lesmo 1 hanno buttato il cartello giù e non ho preso un punto di frenata, o andavo troppo stretto o troppo largo, e lì perdevo una marea di tempo. E alla Ascari pure soffrivo molto, infatti Alessio mi recuperava tipo 3 decimi alla Ascari, qualcosa del genere. Però beh, tutto sommato il secondo posto molto buono, mancava il podio da Cina, quindi sì, infatti non è da buttare ovviamente. Abbiamo visto che sei fatto una partenza assurda da sesto a secondo, poi abbiamo visto quella schivata assurda, quei riflessi che hai avuto su James, che ha perso il posteriore in uscita a curva 1 e tu sei riuscito a schivarlo. Sì, perché lì a curva grande è molto difficile con fluette, perché bisogna dosare bene il gas, e lì stavo rischiando anche di perderla, perché è andato un momento a sinistra, poi a destra, poi ho ripreso il controllo e dopo l'ha riperso ancora. Sì, ho visto. E dopo sì, anche la safety car ti ha avvantaggiato. Quindi Aledo, tu hai qualcosa da chiedere a Ludo? Sì, a parte la solita domanda, diciamo, lui che è uno dei soci fondatori, no, dell'Adriatic League, no? No. Nonché team manager, facciamo un punto della sentiamo un po' cosa da dirci, cosa ne pensa del livello che si è raggiunto, diciamo, ci faccia anche da pilota un punto della situazione. Sicuramente da inizio anno il livello è saltato molto, soprattutto nelle prime, diciamo, 10-12 posizioni della griglia. Infatti vediamo sempre molte Q3 diverse dai partecipanti. Uh-huh. Anche inizio anno volevo ricordare che il livello era abbastanza alto anche inizio anno, nulla da dire anche gli altri che c'erano prima, come Wontom che è andato via e altri ragazzi. E sono molto contento perché anche il livello si è alzato anche nelle altre categorie, soprattutto nella F3 e anche nella F2, sì. Quindi è una bella soddisfazione per noi, anche per gli altri piloti che sono cresciuti anche col nostro aiuto, si potrebbe dire. Certo. Ok, ti do per ragione. Come? Singapore come sei messo intanto? Singapore non ci ho mai corso e non lo so, vediamo. Okay. Con poche parole, quindi ci sarà la settimana di Paolo, ti potrei allenare un pochino. La prossima settimana tieno d'occhio i ragazzi di Assetto Corsa. Grazie ancora, complimenti a Ludo, e passiamo al vincitore Ale The Best. Grande Ale, buonasera a tutti. Ale, finalmente mancava tanto, dai, una volta ogni tanto. Racconta la tua qualifica per la gara e poi... Ma ti dico che le qualifiche sono state abbastanza deluso, anche perché soprattutto in Q3 ovviamente taglio l'ultimo giro, l'avete visto tutto quanto, avevo in canna una pole position perché ho sbagliato anche la parabolica, era un potenziale 18-1. Io ti avevo dato in prima fila, Sì, no, il giro ce l'avevo, la velocità ce l'avevo anche in qualifica, quindi è molto amareggiato di partire in ottava posizione perché non era proprio la posizione in cui speravo di partire, perché comunque il passo ce l'avevo. Uh-huh. Assetto che comunque è rimasto appena male quello dell'asciutto, con il cambio solamente di un punto di ala all'anteriore, quindi avevo 2-6 in partenza. Magicamente non so cosa è successo, guadagno 4 posizioni solo in curva 1 e quindi mi ritrovo subito a quarto, e vabbè, dopo andando avanti con la gara mi ritrovo a superare anche quelli davanti, e dopo l'errore di James logicamente Ludo, che comunque faccio i complimenti perché era veramente molto veloce oggi sul bagnato. Infatti durante il primo stint ho tentato di fare un undercut su Ludo, infatti penso che sarebbe riuscito se non fosse venuta fuori la safety car. Lì ho tirato tanti di quei porchi che sono no. Che sono penso quelli che erano in parte possono confermare. Comunque sì, Vicre è riuscito ad andare davanti a me, ma alla fine
avevo un po' più di passo e sono riuscito a sorpassarlo. Ho dovuto ai box diminuire di un punto di ala, cioè da 2.6 sono passato a 1.6 per sorpassare Ludo, perché se no, no non ce la facevo. Infatti ho visto che eri molto più scarico. Sì, ho detto vai, proviamo così, se no non lo passo più. Era andata bene, diciamo. Poi una volta superato Ludo è stato molto più semplice. Ok, sì, diciamo che sì, per superare con le wet sul bagnato l'unico modo è con le ali scariche rispetto a quello davanti. Diciamo sì che la tua gara, come hai detto anche prima, è stata proprio scriptata per fare il campionato, perché adesso in teoria da quello che mi ha detto Pedro ritorni primo in classifica. Sì, di poco, però... Sì, perché Mauro, sì. Perché Mauro si è esploso la PlayStation in partenza, quindi ha dovuto... Non ho fatto la partenza, è entrato dopo, poi si è anche girato e si è ritirato, quindi tanta sfiga. Quindi ha anche più dati in Italia, quindi perfetto per te. Quindi ti faccio i miei complimenti. Ho avuto abbastanza fortuna in questa gara. Sento di aver vinto proprio in casa, quindi gli altri possono anche arrivare ultimo. Oh no. Ti chiediamo se Singapore, e dopo l'Eric lo conosci. Singapore, che ho già fatto GVL, sono una meba. penso che va più veloce il triciclo di mio cugino, quindi devo allenarmi per trovare un tattica vicente. Predattica. Si sta nascondendo. Sì. Beh, oddio, non so quanto mi stia nascondendo, spero solo che venga giù il diluvio universale e anche Singapore. Basta. Tu, Aledro, hai qualcosa da chiedergli? No, penso che abbiamo detto tutti, oltre che rinnovarvi i complimenti per una bellissima vittoria. Ok, allora può ritornare dalle ceneri nostro Fenice Pedro, saluti finali. Sta piacendo per la Juve. Eccoci tornati. Buon weekend. Come diceva Kevin, si può concludere la serata. Grazie per essere stati con noi. Grazie anche a Pedu2410 per gli avvisi da Torino. No, scherzi a parte, ci vediamo domani per la Formula 2, giovedì per la Formula 3, sempre a Monza, GP di casa, per poi settimana di pausa. E tra 2 settimane, tra 10 giorni, weekend di Singapore. E quindi niente, un saluto dai ragazzi del podio e da noi per questa sera è tutto, e ci vediamo domani in pista. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Scared of your eyes, looking into my eyes, scared of